Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parleremo di Trendline, uno dei più famosi indicatori di analisi tecnica applicati alle criptovalute. Prima di incominciare però ti invito a registrarti al nostro canale per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ciao, sono Andrea Unger, per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico, lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico 4 volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Io sono Francesco Placci, responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy. In questo video voglio cercare di capire se le trend line hanno una qualche valenza, una qualche efficacia e possono essere utilizzati come strumenti per creare dei setup di ingresso o di uscita all'interno dei nostri trading system. Prima di fare questo però occorre mettersi d'accordo su che cosa sono le trend line. Generalmente con il termine trend line si intendono dei supporti o resistenze dinamici all'interno dei quali si muovono i prezzi. Proviamo a tracciarne una su questo grafico che rappresenta l'andamento di Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione dopo il Bitcoin. Ecco, questo è l'andamento dei prezzi dell'ultimo periodo. Ecco qua, possiamo provare a tracciare una trend line che diciamo ha come finalità quella di contenere il più possibile i prezzi all'interno del suo range. L'utilizzo che ne viene fatto di solito in analisi tecnica è quello di comprare sui supporti per poi andare a vendere sulle resistenze. Ok, quindi i prezzi sono in un determinato trading range dinamico, perché non è un trading range tipo orizzontale, quindi i prezzi si muovono verso l'alto, sui supporti si va a comprare, sulle resistenze si va a vendere. Okay, questo soprattutto per quei sottostanti che tendono a muoversi, diciamo così, in ping pong, no? Di sicuro potrebbe essere una tecnica che può essere usata per dei sistemi mirror reverting, no? Perché c'è una sorta di ritorno verso un valore medio. Chiaramente le criptovalute, essendo degli strumenti fortemente di breakout, poco si prestano a un tipo di attività di questo tipo. Per questo motivo penso che possa essere più interessante andare in breakout alla rottura di una trend line. Per esempio, potremmo ipotizzare una trend line come questa e alla rottura di questo tipo di trend line andare long proprio in questo punto, perché il mercato sembra orientato alla rottura di una resistenza dinamica e quindi possa continuare la sua corsa rialzista. Per fare questo occorrono ovviamente dei criteri oggettivi secondo i quali identificare le trend line, perché dobbiamo istruire la macchina, dobbiamo istruire Multicharts e spiegargli cosa è secondo noi una trend line. Nei libri di analisi tecnica il concetto di trend line è tutto sommato abbastanza fumoso, non esiste un unico modo per tracciare una trend line. Secondo alcuni magari questa linea potrebbe essere più in basso, secondo altri deve essere spostata più in alto. Questo noi non ce lo possiamo permettere, perché dobbiamo consentire alla macchina di individuare in maniera inequivocabile quando si è in presenza di una trend line e di una rottura della stessa, al verificarsi della quale entrare in posizione. Il criterio che abbiamo deciso di utilizzare per definire una trend line è basato sui cosiddetti swing point. Si tratta di quei massimi o minimi che sono circondati sia a destra che a sinistra da un certo numero di barre che verranno poi gestite tramite degli input. Passiamo quindi a vedere l'utilizzo delle trend line all'interno di un trading system che è stato codificato da Davide Tagliabue, uno dei nostri coach sicuramente molto più abile di me nella programmazione. E potete vedere dal grafico che Davide ha identificato questi famosi punti di swing. Questi sono quelli rialzisti, qui abbiamo in basso i punti di swing ribassisti ed ecco che unendo questi punti si formano le trend line, alla rottura delle quali il sistema va in breakout e chiude tutte le operazioni a fine giornata. Poiché le criptovalute hanno un forte bias rialzista, abbiamo deciso di operare soltanto long. Per esperienza vi dico che essere profittevoli andando short sulle criptovalute è veramente molto difficile. Diamo quindi un'occhiata a qualche altro trade che ha fatto il trading system. Qui vediamo un'operazione che è andata in stop loss. Andiamo ancora avanti. Qui vediamo altri due ingressi, un primo diciamo in pareggio e un secondo ingresso in profitto che chiude sempre a fine giornata.
A questo punto darei un'occhiata al performance report. Vediamo che il sistema guadagna $21,000 in 4 anni e 2 mesi. La data di partenza è settembre 2017. Il capitale utilizzato per singolo trade è di $10,000. Mostra un profit factor del 2, un ritorno net profit su drawdown del 5,6 e un massimo drawdown di $2,900. Viste così, senz'altro sono metriche interessanti. Diamo un'occhiata anche all'average trade, che è di $87, quindi lo 0,87%, che può essere considerato sufficiente per pagare costi di commissioni, slippage, tutti i costi operativi. A questo punto direi di dare un'occhiata alla nostra equity line, che è sicuramente molto buona, è orizzontale in una prima fase. Vediamo il buy and hold, era un periodo in cui Ethereum scendeva, quindi diciamo che ha limitato i danni. Vi ricordo che lavoriamo soltanto long, per poi continuare a crescere con una buona regolarità. Vediamo anche in questo caso il buy and hold, in presenza sicuramente di un forte andamento rialzista della criptovaluta. A fronte di questa analisi, se vogliamo un po' frettolosa, potremmo essere portati a concludere che le trend line sembrano funzionare sulle criptovalute, quantomeno su Ethereum. Vi devo però mettere a conoscenza del fatto che lo stesso sistema applicato ai mercati tradizionali e tipicamente su quei mercati più di breakout, come per esempio il crude oil o l'oro, non mostrano risultati altrettanto buoni. Su l'oro, diciamo, qualche cosa di buono lo si può anche intravedere, sul crude oil palesemente non funziona, e su altri mercati che vengono solitamente approcciati sempre con logiche di breakout, questo è un sistema che fa fatica a produrre risultati utili. Quindi la domanda è: quanto c'è di buono nel sistema e quanto invece c'è di buono nel sottostante, che mostra una volatilità tale da rendere profittevoli anche sistemi che fanno fatica ad esserlo sui mercati tradizionali. Per questo motivo voglio mostrarvi un altro sistema molto più semplice, facile da codificare, poche linee di codice, il cui setup di ingresso è costituito dalla rottura del massimo del giorno precedente e a cui vengono applicati alcuni filtri, i classici filtri del metodo Unger, per riuscire a separare i trade vincenti da quelli perdenti. Lo scopo quindi è quello di fare un paragone tra i due sistemi e cercare di capire quanto c'è di buono nel sistema delle trend line e quanto invece è il sottostante che fa funzionare anche un sistema che di per sé sarebbe abbastanza inefficiente. Ecco, in questo grafico vediamo la equity line del secondo trading system. Come vedete va su a 45 gradi con una regolarità davvero invidiabile. Diamo un'occhiata anche alle metriche del sistema. Il sistema guadagna $24,000 nello stesso arco temporale, quindi guadagna di più rispetto al sistema precedente, con un profit factor del 2,39 e soprattutto un ritorno su drawdown che da 5 passa a 21. L'average trade lo andiamo subito a vedere, da 87 passa a 98, quindi migliora anche l'average trade, quindi direi che a mani basse il secondo sistema vince rispetto al sistema delle trend line. Per concludere possiamo dire che un sistema più semplice, basato su un setup anche banale come il massimo del giorno prima e filtrato attraverso i filtri del metodo Unger, produce risultati di gran lunga migliori rispetto al sistema più evoluto, più complesso delle trend line, che in realtà non porta alcun valore aggiunto. In questo caso è il sottostante che mostra caratteristiche così marcate di breakout da rendere profittevole anche un sistema di per sé abbastanza inefficiente. Se sei interessato ad imparare a costruire dei trading system come quello che ti ho appena mostrato, seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger, ti lascio un link in descrizione. Si tratta di un webinar in cui Andrea ha condensato tanto di quello che ha imparato facendo trading sui mercati a partire dal 2000 fino ad oggi. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se hai domande o spunti interessanti, scrivili pure nei commenti, magari potremo anche farci un video sopra. Inoltre non dimenticarti di mettere un like se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale, così da non perdere ogni nuovo video. Per oggi è tutto, alla prossima, un saluto da Francesco Placci.